Come sapete, l'andamento epidemiologico, non solo ovviamente in tutta la regione, ma in particolare nel Basso Molise, ha comportato l'adozione di un'ordinanza da parte del Ministero della Salute per la quale tutto il Molise diventa zona arancione. Al tempo stesso, le notizie di ieri, ed in particolare il bollettino diffuso da ASRAM con appunto l'andamento dei contagi, ci ha dato un numero davvero troppo troppo elevato per quanto riguarda i ricoveri. Siamo arrivati, pensate, nella sola giornata di ieri a ben 18 ricoveri, di cui una parte presso l'ospedale Cardarelli e una parte in persone che sono nelle astanterie degli ospedali, per esempio di Termoli. Quindi è presumibile, con l'andamento del contagio e con le ospedalizzazioni già in atto, che questo comporterà un ulteriore aggravio sul sistema sanitario regionale, soprattutto sull'ospedale Cardarelli, che sapete è l'unico centro Covid. Queste sono le ragioni per le quali, nonostante l'andamento epidemiologico nella città di Campobasso sia davvero molto buono, pensate che siamo ai livelli, addirittura quelli iniziali della seconda ondata, quindi con un numero molto basso di persone positive, con un campionamento che è programmato ma che davvero non desta e non destava preoccupazioni. Ma vi dicevo, la ragione per la quale decido, con l'ordinanza che verrà pubblicata oggi, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, per quanto sia sofferta e quindi per quanto si introduca la sospensione delle attività didattiche con l'introduzione della DAD, è legata soprattutto al principio di prevenzione e di precauzione per tutelare la salute di tutti i cittadini campobassani, ma per consentire con un principio di solidarietà che anche le persone che attualmente sono e hanno bisogno di ricovero provenienti dalla regione, in particolare dal Basso Molise, possano trovare un posto letto e quindi possano trovare le giuste cure. Quindi alla solidarietà che in questo caso noi dobbiamo riconoscere, c'è anche il principio di precauzione, ripeto, e di prevenzione. Per una settimana quindi azzereremo. Per quanto so benissimo che ci saranno dei problemi e quindi si creeranno dei disagi nelle famiglie, ma ritengo che dobbiamo in questo caso privilegiare il diritto alla salute di tutti e soprattutto appunto prevenire problemi più gravi per la nostra comunità.